Benvenuti a Vivi Giappone in 4K. Dopo tanto tempo ci troviamo alla fantastica collezione della Tohoku University Library Premium, perché questa è una collezione veramente premium che dedico a tutti i miei colleghi che studiano giapponese e comunque in generale yamatologia, perché ci sono delle chicche veramente veramente incredibili che voglio far vedere, i manoscritti di centinaia di anni fa che potete vedere solamente qua. Questa esposizione c'è stata soltanto questa settimana, perché tecnicamente tutti questi documenti che vedremo ora sono rinchiusi nelle segrete praticamente più recondite della biblioteca della Tohoku University, ma ogni tanto appunto tirano fuori. La prima cosa è questa bellissima mappa enorme fatta a paravento, che è una riproduzione di una mappa di Matteo Ricci, che era un gesuita, un missionario gesuita, che ha disegnato appunto questa bellissima mappa che risale al 1602, ragazzi, quindi veramente interessante notare quel livello di accuratezza della mappa, nonostante si tratti di una cosa di più di 400 anni fa. Ecco la nostra bella Italia, tra l'altro. Tre cose interessanti prima di passare alle armi forti, insomma, è queste lettere che il grandissimo Einstein ha scritto a Doi Bansui, che è un famosissimo poeta di Sendai. Loro si erano incontrati, e queste lettere sono del 1922, ragazzi. Einstein è stato a Sendai il 2 dicembre. Questa pure è una bella chicca. Ma passiamo alle cose veramente interessanti per chi è a studi orientali. Qui vedete che bello questo rotolo, questo sutra. Vi faccio vedere nel dettaglio. Questo è un commentario del Sutra della Grande Conoscenza, che risale, pensate un po', alla fine del periodo Heian. Quindi si tratta di circa 1000 anni fa, ragazzi. Questa è veramente una super chicca. È grande anche le super chicche. Qui invece abbiamo un altro grandissimo classico per chi studia giapponese, e questa è una copia del Kokin Wakashu. L'originale risale al periodo Heian, all'inizio del 905. Questa però è una copia del periodo Nambokucho, quindi un po' più recente, del 1223 esattamente. Però questa è una cosa che abbiamo studiato sempre, no? Anche a letteratura o magari durante le lezioni di giapponese della Saito. Ecco, questo è davanti ai nostri occhi. Un'altra cosa molto interessante è questa copia del periodo Edo della storia di Bunshō. La storia di Bunshō parla di una persona povera di Bunshō, che era una persona che stava nelle classi sociali più inferiori, che poi grazie a una serie di vicende riesce a risalire la china della società e a diventare ricco. Per questo motivo, per questo happy ending, questo tipo di libri, questo in caso è un Heon, quindi il libro contiene anche illustrazioni, veniva regalato durante il periodo Edo ai matrimoni, un regalo di nozze, diciamo. Guardate, questa è del periodo Edo, questa edizione. Ma qui andiamo proprio sul grande classico, e qua si parla del Genji Monogatari, e questa è una copia sempre del periodo Edo. Sono molti i documenti del periodo Edo in questa mostra nella Tohoku University. E questa copia del periodo Edo del Genji Monogatari è interessante anche perché ha questo box, vedete, laccato, perché era un regalo anche questo di nozze. Grandissimo Genji Monogatari di Murasaki Shikibu. E abbiamo l'Ise Monogatari, questa è proprio la storia della letteratura giapponese davanti ai vostri occhi in 4K, per chi è interessato alla cosa è il top. Questo è l'Ise Monogatari, questa è una copia del 1608 invece. Guardate che bello, guardate, questa è roba vera, viaggio nel tempo solo per voi. Continuiamo. E ci troviamo, questo è il Reikisho Shinsho,
una copia però 1798-1802, stiamo avvicinando. Salto un attimo questa parte perché voglio far vedere cose molto, molto più interessanti. Adesso lancio la bomba perché qui abbiamo delle lettere degli shogun Tokugawa. Questa è una lettera di Tokugawa Ieyasu, originale. Qui invece abbiamo una lettera di Tokugawa Hidetada. Guardate, questi sono tutti shogun della casata Tokugawa del periodo Edo, ovviamente. E qui invece abbiamo una lettera di Matsudaira Motoyasu, che è Tokugawa Ieyasu, era uno dei nomi di Tokugawa Ieyasu, il nome che aveva Tokugawa Ieyasu prima di diventare Tokugawa Ieyasu. E poi qui invece non è uno shogun, come molti di voi sapranno, ma abbiamo una lettera di Toyotomi Hideyoshi. Ragazzi, questa è la calligrafia di Toyotomi Hideyoshi, una chicca veramente incredibile. Cioè abbiamo Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, cioè incredibile, incredibile. Poi abbiamo altri bei, bei, bei documenti qui per gli appassionati di Oni, di Yokai. È il top. Guardate, intanto vi faccio vedere nei dettagli il 4K, solo il 4K può offrire. Guardate che begli oni, adesso che è periodo di Halloween, poi ci stanno tutti. Questo documento, questo scroll, diciamo, questo maki, si chiama Hyaki Yagyo, ovvero la parata dei 100 oni, dei 100 demoni, dei 100 spiriti, e anche questo è del periodo Edo. Purtroppo non è, come vedete, è parecchio lungo, in verità c'è ancora molto da srotolare, però purtroppo per ora possiamo vedere solo questa porzione. Qui invece abbiamo un'altra grande chicca, perché abbiamo questo Eihon Azuma Asobi di Katsushika Hokusai. Questo è un libro di Hokusai, vedete che bello. E qui a fianco invece questa bellissima stampa, purtroppo il riflesso non mi permette di farvela godere al 100%, ma cerco un attimo di beccare i dettagli. Questa si chiama Yakusha Sugatami, ed è stata fatta alla fine del periodo Edo, parte finale del periodo Edo, da Utagawa Toyokuni. E questi, quindi, essendo Yaksha, sono tutti attori di teatro. Vedete? E invece qui abbiamo questi fantastici volumi, queste fantastiche illustrazioni. Queste sono Nise Murasaki Inaka Genji, scritto da Ryutei Tanehiko, illustrato da Utagawa Kunisada, pubblicato tra il 1829 e 1842. Vi far vedere. Bene. Questa è una novella, in verità, illustrazioni di una novella che si basa bene o male sulla storia del Genji Monogatari, ma è una cosa un po' a parte. In verità non conosco molto bene questa versione, devo dire la verità. Guardate che bello, guardate nel dettaglio, potete vedere l'inchiostro veramente che esce fuori. E questo pure un altro bel documento, Onnacho Hoki, scritto da Takai Ranzani, illustrato da Oi Eijo, nel pubblicato nel 1847, quindi anche questa roba del periodo Edo, ma sono comunque libri antichi, ragazzi, libri antichi. Altri documenti molto ma molto interessanti. Una piccola così puntata a 4K dopo tanto tempo per far vedere questa fantastica collezione della Toku. Questa veramente è solo la punta dell'iceberg, ma spero vi sia piaciuta. Da Vivi Giappone quindi è tutto in 4K. Come sempre condividete, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e a frappè.